Nel video di ieri ho commesso un'imprecisione, infatti ho detto che i prossimi futures su Bitcoin, quelli della borsa di Chicago, scadranno il 28 ottobre. In realtà il 28 ottobre avverrà il settlement di questi contratti futures, mentre invece il termine ultimo per gli scambi è il 25 di ottobre. Troviamo tutte queste date ufficiali sulla pagina dedicata proprio ai futures su Bitcoin del CME. Questa è la pagina ufficiale, vi metto il link in descrizione. Se andiamo su Calendar, scopriamo per l'appunto qual è il calendario di questi contratti. Vedete, i prossimi contratti future, quelli di ottobre 2019, hanno il settlement il 28 ottobre. Il settlement lo fanno praticamente sempre il lunedì. Infatti, 28 ottobre è un lunedì. Ma attenzione perché la scadenza, cioè last trade, cioè il momento, il giorno in cui termineranno gli scambi, e il 25 ottobre, cioè venerdì. Infatti, questi future del CME scadono sempre l'ultimo venerdì del mese. Quindi venerdì 25 ottobre saranno ancora scambiabili quando chiuderà a fine giornata la borsa di Chicago. Questi future, cioè quelli di ottobre 2019, non saranno più scambiabili. Il lunedì successivo, il 28, avverrà il settlement. Con settlement fondamentalmente si intende il pagamento, la risoluzione del contratto. I futures sono dei contratti. Quindi la data da tenere d'occhio è il 25 ottobre e non, come avevo detto io, il 28 ottobre. Quello che accade il 28 ottobre è solo un atto tecnico non particolarmente rilevante. Ciò che conta sono gli scambi sul mercato che per l'appunto terminano venerdì 25 ottobre. E comunque ricordatevi che i future su Bitcoin al CME, cioè alla borsa di Chicago, scadono sempre l'ultimo venerdì del mese, così non potete sbagliarvi. Un saluto, ciao!